ci possono essere errori, ci possono essere, non le so dire, devo parlare col magistrato e capire quello che posso dire con certezza, che le spese fatte dal gruppo Caldoro Presidente sono interamente coerenti con quelle che erano le spese di funzionamento del gruppo. Quindi sicuramente non è stato speso nessun euro per kit di tintura o per altro. Ma certamente non nascondo il disagio, perché avere un consiglio regionale interamente, come dire, sotto i riflettori in questo modo, qualche difficoltà la do, però io presumo che il Consiglio regionale della Campania in questi 30 mesi di attività ha svolto un'attività legislativa che ha ridotto drasticamente i costi della spesa per la politica, ha adottato normative in direzione, come dire, del rigore. Da questo punto di vista siamo tutti sereni. Poi c'è una necessità di accertamento da parte degli inquirenti sul pregresso legittima, e secondo me ben venga anche questo momento, nel senso che potremmo ognuno di noi andare in qualche modo a dare le delucidazioni rispetto al comportamento avuto. Io penso che ci sono due ordini di problemi: uno generale, che riguarda l'attività di tutti i gruppi consigliari, l'attività del consiglio, le normative che ci regolavano, e un secondo di problemi che riguarda le responsabilità individuali. Le responsabilità individuali sono responsabilità individuali. Anche il presidente Caldoro presumo sia consapevole dell'attività che ha svolto il Consiglio regionale della Campania in questo periodo. E secondo me il nostro dovere è quello di continuare a fare l'attività per cui siamo stati eletti, attività legislativa.